Maurizio Zaccherotti, vicepresidente WISP Grosseto e coordinatore nazionale Acquaviva WISP, settima edizione di Vivi Fiume, 3 giorni importanti, 3 giorni per rilanciare un messaggio di sostenibilità ambientale di sport. Ma sì, siamo tornati qui, questa volta a Paganico, domani l'altro saremo poi a Grosseto, una bella edizione, questa volta dedicata proprio all'ambiente, al sociale, alla fruizione del fiume in tutti i campi, su tutti gli aspetti, quindi sia l'aspetto culturale che sportivo. Tante sono le iniziative in programma per questa settima edizione. Ci saranno anche novità importanti. Sì, la novità importante è sicuramente, vabbè, il progetto UPI che volge al termine, ma che porta sicuramente l'esperienza di tante associazioni, tra cui appunto la WISP, Terra Mare, Checchi d'Arte, Anima Scenica e Legambiente. E poi comunque c'è una novità importante che è appunto il palio dei comuni rivieraschi che si terrà sabato pomeriggio verso le ore 18 e che è una vera e propria gara. Ancora un po' così festosa, se vogliamo goliardica, tra i comuni di Civitella Paganico, Cingiano e Campagnatico, quindi che le vedrà gareggiare nei gommoni rafting. Quanto è cresciuto in questi 7 anni Vivi Fiume e quanto ancora deve crescere? Allora, l'obiettivo è quello di farlo diventare sempre di più una iniziativa che coinvolge la comunità del fiume, perché questo è l'obiettivo, quindi non solo gli sportivi, ma tutta la comunità, quindi attraverso attività, come dicevo, culturali, sportive e sociali. Quindi l'obiettivo di Vivi Fiume è mettere insieme tutti i comuni, da Grosseto fino a Civitella. Presidente Sergio Perugini, settima edizione di Vivi Fiume, un evento che per la WISP di Grosseto è diventato negli anni sempre più importante. Sì, sempre più importante anche perché con il passare degli anni si aggiunge sempre qualche cosa di nuovo e quindi poi i 2 anni in cui non siamo riusciti a fare questo evento hanno dato uno stop, però siamo ripartiti con un grande sforzo per questa edizione. D'altra parte, ambiente è uno dei capisaldi della WISP e con Vivi Fiume trova il suo massimo compimento. Sì, ovviamente sta scritto nello statuto del rispetto dell'ambiente, quindi questo qui calza perfettamente a ciò che sono le finalità della WISP. Sindaco Alessandra Biondi, settima edizione di Vivi Fiume, una manifestazione che ancora una volta rinnova la collaborazione tra amministrazione comunale e WISP per un evento che qualifica anche il territorio. Sì, assolutamente, un'edizione direi questa volta ancora più importante proprio per il significato che sta rivestendo, cioè il fatto che sempre più si sta affermando questa identità territoriale legata al Fiume Ombrone, grazie sicuramente a questo evento che nasce come un evento sportivo ma che oggi racchiude molti più significati. Comune di Civitella Paganico che vive in simbiosi ovviamente con il Fiume Ombrone, attraverso il Vivi Fiume si rilancia anche un messaggio affinché questa simbiosi sia sempre più pacifica e serena. Assolutamente sì, e quindi attraverso appunto lo sport, attraverso la conoscenza dell'ambiente, però si vuole proprio riaffermare questo, cioè l'importanza di convivere con la risorsa natura e soprattutto di fare anche quelli che sono gli interventi necessari perché la risorsa natura poi possa diventare una risorsa e non appunto un pericolo. Quindi su questo ci stiamo muovendo anche affinché tutto il tratto che attraversa il nostro territorio, in particolare anche l'area di Monte Antico, venga assolutamente messa in sicurezza per quello che poi possono essere gli sviluppi veri legati anche al fiume. Sindaco Romina Sani, settima edizione di Vivi Fiume, Comune di Cinigiano, ancora una volta a fianco della WISP nell'organizzazione di questo evento. Sì, siamo felici di fare questa ulteriore iniziativa, ripeterla questo anno dopo gli anni della pandemia che ci hanno purtroppo messo in difficoltà anche da questo punto di vista. È un'iniziativa che sposa le politiche sociali di questo territorio, sportive, culturali, di valorizzazione del fiume e di valorizzazione poi di tutti quei progetti che possono nascere intorno proprio alla riqualificazione, di attività, di sentieri, di percorsi. Corsi e l'utilizzo di discipline che possono poi contribuire a questa valorizzazione del fiume. Sindaco, è un periodo in cui si parla tanto di sinergie, quanto è importante la sinergia tra
tra tutti i comuni riveraschi per promuovere il fiume Ombrone. È strategica la sinergia tra i comuni rivieraschi per promuovere il fiume Ombrone, tant'è che è stata anche inserita rispetto ai comuni appunto di Cinigiano, Civitella Paganico e Campagnatico nel piano strutturale intercomunale, dove chiaramente questo è un elemento fondamentale per sviluppare quella visione che unisce i tre territori sotto tutti i punti di vista dello sviluppo del territorio. Angelo Gentili, Segreteria Nazionale di Lega Ambiente, si rinnova la collaborazione tra WISP e Lega Ambiente per l'appuntamento importante di Vivifiume. Sì, siamo molto contenti di collaborare anche quest'anno nella realizzazione di Vivifiume, un'iniziativa di grande valore per la scoperta del fiume Ombrone, per un segnale molto importante rispetto allo sport outdoor e per un rapporto anche con la comunità che vive qui nel bacino del fiume, in un'ottica che vuole valorizzare appunto il contratto di fiume, che vuole mettere insieme percorsi all'aria aperta e fare in modo che il turismo sia sempre di più un turismo che conosce i territori, li rispetta, ma nello stesso tempo dà un segnale importante rispetto alla qualità della vita. Vivifiume è sicuramente un'iniziativa che ha un grande valore non solo per il nostro territorio, ma che è diventato un must, un modello anche dal punto di vista nazionale di come si può tutelare il fiume e nello stesso tempo viverlo e scoprirlo. Valeria Petri, responsabile di Associazione Chicchi d'Arte. Dunque, anche l'aspetto culturale è importantissimo nell'ambito della valorizzazione del fiume Ombrone. Qual è stato il vostro, appunto, supporto in questo progetto? Allora, come laboratori, diciamo, noi ci siamo inseriti con la parte artistica e abbiamo realizzato all'interno dell'associazione vari laboratori di danza terapia, danza creativa, arte terapia, proprio per la riscoperta del fiume non soltanto come ambiente esterno, ma come metafora e come archetipo interno da vivere. Quindi tramite il movimento, tramite il dipinto istintivo e situazioni che si sono create al momento durante i laboratori, abbiamo creato dei dipinti in questa mostra che è qui oggi a disposizione da vedere, dove tutto quello che è nato proprio da un processo creativo interno di ogni persona. Abbiamo unito insieme persone di varie età, abbiamo collaborato anche con il centro autismo di Grosseto, Iron Mamme. Con ragazzi del laboratorio teatrale e artistico e con persone più adulte, quindi mettendo insieme varie sfumature dell'essere fiume. Irene Paoletti, anima scenica, non a caso l'anima, no? Un po' di quella che è la cultura, la riscoperta delle tradizioni, di un fiume, di una comunità. Quindi, qual è stato il vostro supporto? Noi abbiamo approfondito una ricerca di natura antropologica perché l'ambiente ha in sé non soltanto delle caratteristiche geologiche, ma storiche e soprattutto umane, di storie che si stratificano esattamente come la terra e come le costruzioni umane. E noi siamo andate a cercare fin dagli archetipi, dalla civiltà etrusca, per poi andare avanti nell'evoluzione della civiltà con le storie popolari, le tradizioni popolari e le leggende. Le abbiamo tradotte in un cortometraggio, ma anche in uno spettacolo di teatro di cui abbiamo realizzato poi il video. E questi prodotti sono stati restituiti alla comunità di Fiume in varie circostanze artistiche, di aggregazione sociale, di pubblico, di incontro. E è stato, diciamo, una rievocazione estremamente ricca.